Allora, ecco, qui vedete riepilogato in questo schema un po' quello che vi stavo dicendo. Quando si parla di ricerca applicata, bisogna fare due distinzioni, cioè tra quella che si chiama ricerca codificabile, cioè che porta a un risultato che può essere in qualche modo brevettato, che può essere tutelato, ben individuato, circoscritto. Quella è la ricerca codificabile. Poi abbiamo una ricerca che non è codificabile, tanto per intenderci. Ricerca codificabile, laboratorio di chimica che inventa una nuova materia plastica. La brevetto, è la mia, il risultato della ricerca è stato codificato. Laboratorio di chimica che inventa un nuovo processo di lavorazione delle materie plastiche, che non è però codificabile, cioè che non lo posso brevettare. In quel caso ho un esempio di ricerca non codificabile. Ci siamo? Allora, la ricerca codificabile può portare al brevetto e il brevetto poi essere venduto, oppure possono essere venduti i diritti. Oppure un brevetto attorno al quale esistono i presupposti per costituirci un'azienda intorno, un'azienda che lavori sfruttando il contenuto del brevetto. Ci siamo? Oh, può sembrare banale, ma a volte non lo è. Esiste una bella differenza tra l'una e l'altra cosa. Cioè, conseguire un brevetto e dire: ne sono il titolare e mi faccio pagare per l'utilizzo di questo brevetto, è un impegno ben diverso da quello di dire: ho un brevetto e da questo brevetto voglio tirar fuori un nuovo prodotto che voglio produrre io stesso attraverso un'impresa e che poi voglio commercializzare. Chiaro? Vi faccio un esempio che forse rende la cosa forse un po' più comprensibile. 2 anni fa, nella mia università, dei colleghi della facoltà di Agraria, insieme a dei colleghi della facoltà di Ingegneria, hanno brevettato una gelatina. Una gelatina, perché l'hanno brevettata sta gelatina, sto prodotto? Attraverso tecniche ingegneristiche, cioè nanotecnologie e biologiche, biotecnologie. Hanno brevettato questa gelatina perché questa gelatina loro riescono a produrla in modo tale che ciascuna delle produzioni contenga un codice non replicabile, cioè ciascuna di queste gelatine che loro producono può essere letta e ne fa un pezzo unico. Vedete, che serve? Allora, questa gelatina può essere inserita dentro delle etichette adesive, che possono essere applicate su qualsiasi tipo di prodotto. Comincia a essere chiaro che cosa si può fare con questa gelatina? Si può realizzare una perfetta tracciabilità dei prodotti, perché c'è un codice, una specie di codice a barre illeggibile a occhio nudo, perché può essere letto attraverso un apparecchio ottico che co costa qualche decina di migliaia di euro, ma che rende il prodotto in questo modo perfettamente identificabile, tracciabile e non replicabile. Allora, quando poi vi dirò di questa azienda che è diventata un'azienda spin-off, quando si è realizzato questa invenzione, la prima cosa che il gruppo di ricerca ha fatto è stato brevettarlo per tutelarlo. Sapete quanto costa un brevetto europeo? Perché fare il brevetto italiano non ha senso, perché il livello di protezione è quello garantito dalla legislazione italiana, ma ormai viviamo in un mercato aperto, globalizzato, e quindi come minimo, se voglio avere tutela reale, devo fare una brevettazione di tipo europeo,
Molti addirittura preferiscono una brevettazione di tipo statunitense. Comunque, il brevetto europeo costa 35.000 euro, che non è poca cosa. Loro l'hanno fatta, questa brevettazione, e poi hanno deciso di costruire un'azienda che cominciasse a produrre questo tipo di etichette, con questo gel dentro. Questo progetto di impresa, questo ve lo dico così a livello di curiosità, è arrivato quarto ai noi, siamo arrivati una volta quarti, una volta quinti con l'Università di Perugia, al Premio Nazionale dell'Innovazione, che si tiene una volta l'anno, dove vengono premiati i primi tre. Quindi è andata bene da un punto di vista, male da un altro punto di vista. E però in quell'occasione ci fu il responsabile del centro ricerche della Fiat, che era venuto al PNI a vedere che cosa c'era, che cosa si faceva, e che disse: ma queste etichette le posso applicare sui pezzi di ricambio delle macchine? Certo, perché no? Il che significa che i pezzi di ricambio Fiat diventano originali solo se hanno quell'etichetta che ne permette la perfetta riconoscibilità e tracciabilità. Perché vi ho parlato di questo esempio? Innanzitutto perché serve a far capire come il discorso tra brevetto e creazione di impresa spin-off sia un discorso a volte complementare. Cioè si può fare l'una e l'altra cosa. L'altro motivo per cui ho parlato di questa impresa è che, nonostante la bellezza dell'idea, il riconoscimento, l'interesse, questa impresa da 2 anni fa ancora non è partita. Ancora non sta producendo. Perché? Perché il brevetto c'è, la tecnologia c'è, l'atto produttivo è un fatto diverso. Cioè si stanno ancora interrogando se la produzione delle etichette farla in proprio oppure farla fare a qualcun altro. La cosa non è indifferente e non è assolutamente, posso dire, sostituibile. Non sono la stessa cosa, produrre in proprio o far produrre a qualcuno. Perché se faccio produrre a qualcuno, allora io mi tengo il brevetto in azienda e mi limito a incassare le royalties. E quindi rinuncio all'attività produttiva vera e propria, il che non è un problema. Non è un problema, è una scelta di tipo strategico. Passo indietro. Chi li aiuta, questi signori, a fare questo tipo di scelta? Questi signori sono un gruppo di giovani ricercatori e un professore universitario. In questi casi chi li deve aiutare è il servizio, il gestore dei servizi di incubazione. No? I servizi di incubazione trovano ragione d'essere nel fatto che per 3 anni, perché questa è la durata del periodo di incubazione di una nuova impresa, un'impresa si trova a dover affrontare, dopo la sua legale costituzione, una serie di problematiche di tipo strategico, di tipo gestionale, che veramente sono le più varie ed eterogenee possibile. Si va dal problema col notaio, per la costituzione al problema di tipo strategico, che faccio? Il famoso dilemma del make or buy, cioè produco, make or buy, cioè vendo il diritto allo sfruttamento, lo faccio fare a qualcun altro. O compro, lo faccio comprare a qualcun altro. Chiaro? È un tipo di servizi che l'incubatore deve essere in grado di produrre e di gestire. Quindi c'è un grande bisogno di persone che sappiano calarsi in queste problematiche. E ce n'è bisogno all'interno della struttura universitaria. L'attività di promozione del trasferimento dei risultati della ricerca in questo momento è diventato compito istituzionale della gran parte dell'università, tant'è vero che molte università stanno cambiando i loro statuti, che è una cosa che possono fare autonomamente, per inserire
nello statuto dell'università il fatto che l'università si occupa di didattica, di ricerca e di trasferimento dei risultati della ricerca. Allora, quando un paio d'anni fa, tramite amici, colleghi dell'università sarde, anche perché poi vi dicevo, io mi considero sardo a metà, continuo a venire periodicamente, ho tanti, tanti rapporti, ho incominciato a dire, ma perché in Sardegna non si fa qualcosa? Non lo facevo perché questo avrebbe aumentato le occasioni di contatto con la Sardegna, che mi fanno sempre piacere. Ma lo facevo perché sono convinto che le università sarde, Sassari e Cagliari, hanno ricerca di grande qualità e di grande spessore. Ovvero esiste un bacino di un potenziale di ricerca da trasferire all'ambito produttivo in regione di qualità non inferiore a quello delle altre università italiane. È chiaro che per fare tutto questo bisogna attivare un processo che, come vedete, si sta progressivamente attivando, l'attenzione cresce e devo dire che in questo senso come posso dire, il compito di chi si sta impegnando in questo campo è agevolato dal fatto che l'Italia, anche se la situazione è diversa tra regioni del nord, del centro e del sud, però l'Italia sta progressivamente avvicinandosi, anche se lentamente, alle aree più sviluppate, se non altro perché stanno entrando nell'Unione Europea paesi che stanno più indietro di noi. Che cosa significa tutto questo nella politica dei fondi europei, dei fondi comunitari? Significa che quello che veniva destinato alla Sardegna, i cosiddetti fondi dell'obiettivo 1, fino a qualche anno fa, adesso non vanno più alla Sardegna, ma vanno alla Romania o alla Bulgaria o a Cipro. E alla Sardegna cosa arriva? Arrivano fondi diversi destinati ad accelerare i processi di tipo innovativo. Allora, per poter continuare a beneficiare delle politiche di incentivazione, di finanziamento dei fondi europei, bisogna che a livello locale, lo dico per la Sardegna, ma per l'Umbria la cosa non è molto diversa, l'Umbria sta pochino più avanti della Sardegna, la regione che conosco meglio, ma le problematiche sono più o meno le stesse. Per cercare di fare in modo di poter usufruire delle politiche di finanziamento dell'Unione Europea è necessario puntare ai processi innovativi, è necessario puntare alla valorizzazione della ricerca. Quindi esiste anche un effetto molto tangibile, non è solo, posso dire, la voglia di essere un po' pionieri, di muoversi, di fare cose nuove, che è sicuramente importante e utile, ma questo ha una ricaduta pecuniaria, sostanziale. La capacità di captare fondi da parte delle regioni italiane in questo momento è legata, fondi europei, è legata alla loro capacità di sapersi proporre come aree dedicate all'innovazione. Perché? Perché l'Unione Europea è legata agli obiettivi della strategia di Lisbona. E quindi, diciamo, un po' a macchia di leopardo, in funzione delle aree e del diverso sviluppo delle aree geografiche, si sta impegnando in questo senso. Allora, quindi il problema è come suscitare interesse e come cercare di accelerare questo processo che porta una maggiore attenzione verso lo sviluppo dello sfruttamento dei risultati della ricerca e verso l'innovazione. Io ve lo dico perché ho sempre paura quando parlo con termini abusati come innovazione, di lasciare lì delle cose che sono vuote. Sarà che occupandomi di banca, di finanza, sono abituato alle cose molto concrete. L'innovazione non deve essere un'etichetta da usare quando fa comodo solo per pescare i soldi dall'Unione Europea. Deve essere qualcosa di reale, di concreto. È vero che l'innovazione è un fatto culturale, questo è vero, e quindi la cultura fa parte di quei beni intangibili, però esiste. E quindi il primo punto da cui partire per questo tipo di attività è diffondere quella che si chiama la cultura dell'innovazione, l'attenzione verso l'innovazione,
la capacità di distinguere quello che è realmente innovativo da quello che non lo è. Faccio un passo indietro. Quando nel 2003-2004 cominciamo ad avviare questa attività all'Università di Perugia, vi ho detto abbiamo preso contatto con gli Atenei che si erano mossi prima di noi e sapemmo allora che tra gli Atenei del Nord si teneva una competizione che era stata chiamata Premio Nazionale per l'Innovazione. Questa competizione come si articola? Ve lo dico. Si articola a un livello locale e a un livello nazionale. Il livello locale è quello che si chiama Start Cup, cioè coppa per l'avviamento d'impresa, detta anche Business Plan Competition regionale, cioè una competizione tra progetti d'impresa a livello regionale. E poi un livello superiore, cioè il Premio Nazionale dell'Innovazione, in cui lo stesso concorso si replica tra le imprese che hanno vinto a livello locale. Un concorso. Direte voi, tutta sta chiacchiera per un concorso a premi, ce ne sono veramente tanti. È vero. Devo dire che la prima volta che ci siamo avvicinati a questo discorso, qualche perplessità ce l'avevo. Ma che servirà? Poi decidemmo, un po' per rafforzare quest'idea del network tra università, cioè della rete, un po' per rafforzare i rapporti con le università virtuose di cui vi parlavo prima, che sono partite prima e che ci hanno dato un input forte per muoverci nella direzione che vi sto raccontando, decidemmo anche noi nel 2004 di fare la prima Start Cup a Perugia. In che cosa consiste? Anche perché poi uno dei motivi per cui siamo qui è appunto anche un po' per tenere a battesimo l'avviamento della Startup Sardegna. Noi la prima edizione la facemmo da soli, come Università degli Studi di Perugia, poi ci siamo associati con un'università più piccola del centro Italia, che è l'Università di Camerino, e da 3 anni ormai la facciamo insieme. Questo anche perché crea delle economie di spese, di scala tra università. Pensate che nel Veneto di start-up ne fanno una e a questa aderisce Padova, Venezia, cioè le università del Veneto. Friuli no, Friuli, Udine e Trieste stanno ognuna per conto proprio, in Lombardia fanno la start-up Lombardia e quindi pensate quanto è grossa come dimensione. Questa start-up cosa consiste? Consiste appunto in una business plan competition a livello locale. La Business Plan Competition na nasce in una prima fase, come vi raccontavo poco fa, in una sorta di scouting, cioè di ricerca delle idee latenti, cioè quindi una sollecitazione che si dà a chi teoricamente potrebbe redigere un business plan nel sollecitarlo e dirgli: guarda, forse questa idea vale la pena di essere sviluppata, che venga sviluppata. Noi l'abbiamo fatto nel 2004, veramente era il deserto, noi con molte paure, mettendo dei premi che sono poco più che simbolici, perché anche l'anno scorso, cominciamo così nel 2004, ma anche l'anno scorso la cosa non era molto diversa, avevamo messo in palio un primo premio per il business plan vincitore da 5.000 euro, 3.500 al secondo e 2.000 al terzo classificato. Business plan che, scusate, premio che viene erogato nel momento in cui il business plan si traduce materialmente in un'impresa. Cioè non basta che il business plan sia il migliore per avere i soldi o che rientri nei primi tre. I soldi si prendono nel momento in cui si passa alla costituzione legale dell'impresa. È chiaro? Ovviamente questo è un incentivo forte a costituire queste aziende. Al di là della valenza del concorso, del premio in sé, attraverso la startup siamo riusciti innanzitutto a fare quell'azione di scouting nei dipartimenti e a sollecitare l'attenzione sul tema della creazione d'impresa. Poi
Secondariamente, abbiamo ottenuto il risultato di far costituire la bellezza di 23 imprese spin-off in 4 anni. Sono 23 quelle che sono costituite adesso, abbiamo cominciato nel 2004 e è stato, credo, un ottimo risultato. Nessuna di queste imprese ancora chiuso ufficialmente la fase di incubazione, alcune sono proprio alla fine del triennio e quindi stanno per uscire da questa fase di avviamento, e nessuna ha fallito, nessuna ha chiuso. Forse non sono cresciute molto alcune di queste. Però è anche vero che costituite, le imprese non solo nascono e crescono, ma possono nascere, crescere un pochino e se la cosa non funziona, essere vendute. Un altro risultato di cui non posso che essere sommato orgoglioso è stato fatto che in questo modo abbiamo richiamato l'attenzione delle associazioni imprenditoriali di categoria, parlo della Confindustria, di Confapi, sul tema della creazione di impresa dentro le università. Recentemente abbiamo creato un'occasione di incontro tra Confindustria Umbria e imprese spin-off, cioè le nostre 23 imprese nate dalla ricerca. E devo dire che gli imprenditori hanno dimostrato grande attenzione, non solo perché sponsorizzano la start-up locale, ma anche perché qualcuno di questi ha cominciato a dire: ah, ma io sto prodotto lo ritengo interessante, ma perché non lavoriamo insieme, non facciamo delle cose insieme? Voi capite che per un'impresa piccola, come può essere quella appena nata dalla ricerca universitaria, sono opportunità piuttosto interessanti.